Minchia leader. Minchia, minchia leader, a momenti la perdiamo. Ma come cazzo fai a giocare leader, pezzo di merda? E allora, ben ritrovati nella vostra Shiny, signore e signore. Amici miei, siamo qui oggi con un nuovo video su Marvel Snap, perché vi porto una decklist che non ho mai portato fino ad oggi. Ed è obiettivamente la lista di un mazzo che vedo giocare spesso e il mio amico Pisto ci ha fatto Infinite tipo una settimana fa, quindi mi sento abbastanza confident nel portarlo. Il mazzo è il Kitty Bounce, vediamo subito la lista. Ora, il mazzo gioca tantissime carte a costo 1, 2 e 3, perché noi ce le faremo rimbalzare tante volte in mano, le discounteremo e le bufferemo. Certo, se becchiamo Killmonger, però fa niente. Ora, la prima carta che abbiamo è The Hood, perché ci evoca anche il demone 1-6, che è tipo fortissimo, e potenzialmente possiamo darci anche, grazie a Beast e Falcon, 2-3 volte The Hood in mano, e quindi avere più demoni. E poi lo possiamo portare da meno 3 a 3 grazie a Bust. Poi abbiamo Kitty Pryde, fortissima, perché continuiamo a balzarla in mano, o a fine turno, o sempre grazie a Falcon e a Beast. Falcon e Beast sono le due carte che ci fanno tornare in mano praticamente tutte le altre, e quindi le discountiamo e le buffiamo. Bust, detto prima, è fortissimo a turno 1, ma non solo. Cioè, si può giocare potenzialmente anche al quinto turno e buffare comunque carte che ci siamo rimbalzati in mano, quindi fortissima. Spider-Ham, che è uscita quando? Un paio di settimane fa, forse, ragazzi, qualcosa del genere. È fortissimo perché trasforma in un maiale la carta più grossa che l'ho poi in mano. Trasforma la carta con il costo più alto. Mantiene il costo e la potenza, però la rendiamo gialla. Cioè, nel senso, la rendiamo gialla è un termine che si direbbe Yugi, nel senso la rendiamo senza effetto. E quindi ci sta di merda. Iceman, minchia, lo gioco dall'inizio. Iceman è fortissimo. Da più uno ad una carta in mano all'oppo, cioè più uno di costo, straforte. Angela Merkel, manco a stare a dirlo. La cosa figa di sto gioco, ragazzi, è che a differenza di Hearthstone, se una carta viene discountata o buffata, che va in campo, torna in mano, mantiene le modifiche. Quindi se noi tiriamo Angela, la buffiamo giocandoci sopra tre carte, quindi diventa un 6, la rimbalziamo in mano, la facciamo rimbalzare, rimane un 6 in mano. Quindi tipo, se noi la riprendiamo con Beast, diventa un 1 mana 6 di potenza, cioè straforte in culo, cioè straforte tipo. Poi abbiamo Hitmonkey, che da tirare a turno 6, vabbè, è straforte. Per ogni altra carta che abbiamo giocato questo turno, più 2. Boh, cioè, veramente forte. Falcon, come dicevo, fa tornare in mano tutte le carte a costo 1 che sono in campo. Mysterio è l'unica carta della quale non sono troppo convinto, perché, sì, evoca due copie praticamente che sono degli 0. Due copie che sono degli 0 alle altre due location. Cioè, è forte, però tante volte, non so, ho visto che va a lockare le altre location perché butta dei due che sono inutili. Poi magari di una cazzata, magari, però ci sta sempre. Bishop si buffa di più uno per ogni altra carta che giochiamo, quindi buttalo via. Beast fa tornare tutte le altre carte presso la sua location in mano e costano uno in meno. Tipo Falcon. Shang-Chi, perché fidatevi che serve. Quando ho visto Pisto che rankava, che era praticamente al 96, 97, 98, tutti giocavano Shang-Chi. Anche perché adesso tutti si giocano anche un botto Knull, ma qualsiasi altra cosa. Cioè, Shang-Chi va giocato. E basta, fondamentalmente. Quindi, come funziona questo mazzo, ragazzi? Testiamolo. Kitty Bounce, Kitty conosce Pryde, come diceva Andrea Di Pre. Mo vediamo, insomma, spero di saperlo giocare decentemente, ragazzi. Allora, Spider-Ham, io quasi quasi lo tiro subito. Mettiamo a caso che lui abbia una carta forte. E male che vada, poi lo rigiochiamo e ce lo facciamo balzare in mano. Vai, giochiamo Spider-Ham, non gioca niente, ok, attenzione. Subito su Knull giallo come la merda, Tra l'altro aveva una skin fighissima, una variant strafiga. Allora, chi ti conosce Pryde per forza?
Il problema è che lui. Però so cazzo, lui gioca. Sto mazzo gioca Killmonger. È una merda. Perdiamo. Allora, Knull è giallo, quindi è uno zero. Cioè, proprio uno zero. Fotte sega. Perché se lui fosse. Se Knull fosse già stato buffato, comunque sia, avrebbe mantenuto il coso. Se fosse stato un 10, sarebbe stato poi senza effetto una volta giocato Spider-Man, però sarebbe rimasto un 10. È una merda, raga. Meno uno, giochiamo qua. Proprio lui qua fa Bucky, quindi spawna The Winter Soldier qui. Niente, giochiamo Bishop. Gioca Killmonger? Merda, devi giocare... No, lui lo gioca all'ultimo Killmonger. Ho paura che veramente... Per quanto potremmo essere in una posizione straforte, pure veramente... Porco zio maledetto, la potremmo perdere, raga. La potremmo veramente, veramente, veramente perdere. The Hood qui. Iceman qui. Chi ti conosce Pride? È che, ecco cosa possiamo fare noi. Dobbiamo lasciargli la priorità. Così lui flippa per primo. Ok. E Killmonger ce ne sbattiamo le palle. Ok. Quindi potenzialmente va bene. Alla Falcon fa tornare in mano The Hood, Spider-Man e Iceman. Noi giochiamo Falcon. Torna in mano loro, no? Sono da giocare tutte dopo, porca puttana. In teoria The Hood fa schifo. Se noi giochiamo allora Kitty, Falcon e Monkey non voglio giocare. Giochiamo Demone, io lo voglio tenere Demone però, perché dopo vorrei giocare ancora Spider-Ham. Tanto Demone fa schifo. Kitty, io rimarrei così, raga. Anche se la vedo male. Venom. Venom. Venom lo piglia in quel posto, raga. Vi giuro su quello che volete che lo piglia in quel posto. Venom lo piglia in quel posto. Ok? Kitty che torna in mano. Allora, noi non peschiamo adesso perché abbiamo la mano piena. Fa niente. È forte. Lui ha la priorità. Lui ha la priorità. Allora, lo dico io cosa succede. Non è facilissimo. Nel senso, allora, Shang-Chi per vincere a sinistra. Volevo giocare. No, va bene, va bene. Kitty e Demon. Tipo, sono dei 6-6. Allora, lui qua forse non gioca. Noi abbiamo un 9. Gli spacchiamo Venom e muore. Ma sì, cazzo ce ne frega. No, no, non devi spaccare Venom. Non devi spaccare Venom. Ecco fatto che la partita è andata. Puttana bastarda. Sta zitto. No, l'ha vinta, porca la merda, perché abbiamo pareggiato. È vero che gioca Arnim. Che imbecille. Però che culo che gli ha beccato Venom, porca troia, su Wolverine. D'altronde io dovevo spaccarglielo Venom, raga. Cioè, giocando qui in mezzo non avevamo niente per eguagliarlo. Cioè, giochi tutto di qui, lui si è sdoppiato, che cazzo facciamo? Pace bene. Secondo me aveva senso fare comunque, vabbè, Shang-Chi per forza. Anche se lui aveva priorità, però onestamente non ci ho pensato ad Arnim. Onestamente non ci ho pensato. E quindi ovviamente avendo... sì, ma... Avevo veramente paura che potesse giocare a Killmonger. Se avessi giocato a Killmonger... sarebbe stata una merda comunque. Allora, The Hood non c'è fretta. Spider-Ham, però giochiamo di nuovo come prima. Fa niente. Ci sta lo stesso. Ok. Che skin era di Onslaught. Bellissima. Intanto è giallo, quindi ciao. Hitmonkey, in realtà, sì, potrebbe... No, ma fa schifo, nel senso a giocarlo. Dobbiamo giocare The Hood. Giochiamo a giocare The Hood, così torna... Arriva un demone in mano. Lui non gioca niente. Io non giochi niente? Ah, dove ha senso giocare? Bishop tanto va qui. Non ha senso giocare né a sinistra né a destra. Bust. E se avessimo giocato Bust? No, cazzo dico che ci abbiamo Demone in mano. No. The Punisher. Ok. Allora dobbiamo giocare Bust dopo. In teoria. Deathlock, va bene.
Porca santorla imputridita. Stia scherzando. Non è male. Allora, Mysterio no. Va a occupare troppe location. Non senso fare bust qui. Se ne facessimo. Allora, con Beast... però Beast, vogliamo farci rimbalzare noi... Noi vogliamo farci rimbalzare... Ha senso tenere Living Tribunal, raga? Merda, lurida. Non so. No, è Beast, però allora, dopo il turno 5. Noi giochiamo Demon. Beast che torna in mano. Facciamo rimbalzare Bishop? Facciamo rimbalzare Bishop? Potremmo far tornare, ma poi tornano troppe carte in mano. Il problema è che giochiamo Beast qui, tornano troppe carte in mano. Il discorso è quello. Namor. Namor. Ok. Va bene, 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 va bene. Giochiamo, noi giochiamo Angela. Giochiamo Bishoppini. Gioco Bust. Va bene, no? Poi ci butta una carta, che cazzo ci butta? Poi giochiamo Bust per Hitmonkey, fondamentalmente. Tanto Mysterio non lo tiriamo, gli altri sono già dei tre. Se giochi Hitmonkey sei un criminale, eh. Se giochi Hitmonkey sei un criminale. Iron Man, ok, allora lui ha Onslaught che è giallo. Angela Merkel. Bishop che buffa Angela. Che poi si buffa. E... va bene. Più o meno va bene. Ok. Dove gioca lui? Non sapessi giocare Shang-Chi, raga. Si chiama Shang-Chi. Ma noi in teoria siamo in vantaggio. Basterebbe giocare Sentinel. Sentinel Hitmonkey. Tipo. Dico tipo, eh. Se facessimo. Allora, qua la perdiamo. Calcoliamo che qua la perdiamo, in teoria. Qua la perdiamo. Lui cos'è che può giocare? E gioca Onslaught. Che cazzo ce ne frega? Dobbiamo vincere a destra e a sinistra noi. Possiamo fare? Sentinel. Sentinel. No, scherzavo. Hitmonkey. Bah, ce la sentiamo. Se la perdo sono un imbecille. Spectrum. Fa niente, no? Fa niente, dov'è? Non è un problema in teoria. Siamo Hitmonkey. E stiamo sopra, giusto? Esatto. E gli stiamo sopra, così si va a fa ancora sfigato. Vabbè, qui ci sta. Ma non avevo dubbi che avrebbe giocato qualcosa in mezzo. Mi ha detto, non riesce tanto a spostarsi la potenza in qualche modo negli altri campi. Va bene, va bene. Ok. Ah, peccato veramente solo per prima Arnim su Venom, che obiettivamente comunque ha senso perché si gioca. E allora, qua giocare Bust sarebbe forte. Il problema è, noi vogliamo, ma sì, noi vogliamo avere degli Hulk. Potenzialmente sì. Sono dei 12. Sono i 12 che muoiono da Shang-Chi. Che cazzo, porca puttana. Questo è forte. Questo è forte. Potremmo fare Spider-M e Iceman. Poi perché vada ce li facciamo balzare in mano, raga. Sì, avevo appena. Merda. Merda, Infinite 620 che può tirare gratis. È forte, forte questa. Allora, aspetta un attimo. Allora, noi potremmo giocare sia Mysterio che Hood. Tipo, Hood qui, Mysterio qui diventa uno 0. Non è male, tanto la filiamo lo stesso. E forse gli stiamo sopra. Gli stiamo sopra? Ok, 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 ok. 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 Giusto?
Lui se gioca Infinite comunque non ci sta sopra. Beast. Allora, ragazzi, noi giochiamo Beast. La location viene fillata, poi balzano in mano, giusto? Ci siamo? In teoria sì. Ma mi giochi mica Galactus? No, giochi Galactus, vero? Jubilee, Jubilina. Visione. Non ho mai vista quella di Denip. O oh, sì, boh. Allora, Shang-Chi è forte. Allora. Sì, Ocelot, sì, tua sorella. Infinite. Allora, il suo è giallo, giusto? So che non ce la facciamo a giocare Infinite, no? Però aspetta, sta zitto, sta zitto, sta zitto. Non giochiamo niente noi adesso, vero? Se noi non giochiamo niente, raga, dopo facciamo Infinite. Ma Infinite, scusate. Ah, già, giusto, costa zero dopo. Minchia, è gratis. Io la stampo. Non peschiamo, non me ne frega niente. Se devo essere sincero, non me ne frega niente. Allora, lui, ah, ok, lui può giocare Infinite. Lui può giocare Infinite. Ah, secondo me Infinite lo potremmo giocare. Raga, per essere tranquilli. Se noi lo giochiamo di qua. Perché se lui gioca Infinite. No, se lui si gioca Infinite è un 20. Va a 32. Ce la fa a vincere? Ma no, che non ce la fa a vincere, scusate, no. Se lui gioca Infinite qua. Noi qua le vogliamo vincere. Noi potremmo giocare Shang-Chi per proteggerci. Per proteggerci. Più Iceman. Più Demon. Possiamo giocare anche Spider-Man di qui a caso. Giusto? Potremmo farlo. Giochiamo Infinite. Cavatto. Ah, vero che imbecille, non ci ho fatto caso. È vero che tanto avevo io la prio. Ah, beh, non l'ha giocato. Ok. Ragazzi, come fa? Come fa a vincere? Cioè, nel senso. Minchia leader. Minchia, minchia leader. A momenti la perdiamo. Ma come cazzo fai a giocare leader, pezzo di merda? Faccia di sterco. Bello sto Dino comunque. Vabbè, va bene. Diciamo. Non male. Sì, sicuramente avrei potuto fare magari anche una mossa migliore nel caso di Itemo, ragazzi, però. Cioè, secondo me non rischiavo di perdere. Secondo me ci stava di brutto. Dai, proviamo a portarci a casa anche questa. E vediamo un po'. Comunque si potrebbero fare giocate anche migliori, nel senso. Kitty, onestamente, la stiamo giocando un po' poco. Proprio Kitty. Come sempre. Sta zitto. Basta, sì, giochiamola qua così non rivela un cazzo. Basta, per forza. Ogni volta che porto un mazzo che si basa su un qualcosa, ovviamente non lo gioco mai. Allora, basta, va bene. Prima carta che gioco viene distrutta. Perfetto. Allora. E giochiamo Angela. A destra, giusto? Cosa ti spacchi tu? Baki. Perfetto, no? Ha senso. Porco disse. Vogliamo perdere Spider-Man? Così ci portiamo. Siamo sicuri di voler giocare in questa location? Location. Oppure no, poi ce ne sbattiamo il cacchiolini. Potremmo fare Spider-Man, The Hood o. Perché voglio il demone, raga. Poi ce le facciamo balzare in mano. Vediamo cosa gioca, al massimo snappiamo. Vediamo cosa gioca, al massimo snappiamo. Snappeggiamo. No. Figurati se non ci beccava Kitty. Vabbè, turno 3, pace, bene. Ok, Carnage. Carnage che spacca Yondu. Death è gialla. Quindi gli deve costare 6 in teoria, per forza, no?
Quindi Death non la può portare a zero. Non è male. Non è male questa cosa. Falcon. Falcon che fa balzare. No. No. Beast into Demon. No, 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 teniamo in mano, teniamo in mano. Angela costa 1, costa 0, costa 0, giusto? Sì. Va bene così. Va bene? Sabertooth. Ok, raga. Noi vogliamo giocare sempre Angela di qua. Però scusate, giochiamo Spider-Ham. Che muore. Almeno poi possiamo giocare anche qui eventualmente. Giochiamo Angela Merkel. Da Hood che ci dà un altro demone. E se poi ne giochiamo anche Falcon. Fa qualcosa. Falcon fa tornare in mano Spider-Ham. No, Spider-Ham muore. Buste da Hood. Hood ci dà un demone. Quindi ho tre carte. Due. Sì, snappa. Snappa quel cazzo che vuoi. Sì. Sì, vi giuro di sì. Wolverino con Venomino. Va bene, è forte, è forte. Allora, ok, non ricadiamo nell'errore di prima, che se lui ha Arnim, vediamo in quel posto. Problema adesso è il discorso di priorità, raga, che ce l'avrà sicuramente lui, porca puttana, c'ha lui la priorità. Allora, noi facciamo. Proviamo a fare un discorso inverso. Proviamo a fare il discorso inverso, raga. Lui ha la priorità. La priorità dice che lui gioca Arnim, forse. Però non voglio pigliarlo in quel posto per. Cazzo. Lui cosa fa? Gioca Death, raga? O gioca Arnim? Porca puttana. Io noi sappiamo che lui aveva Death in mano. Dai, obiettivamente. Cioè, come fa ad aver pescato Arnim? Se gioca Arnim, butta Venom qui e qui. E qui la vinciamo. Se gioca Death. Noi spacchiamo qui. Sì, ma porca la puttana. O se no, ce ne sbattiamo il cazzo e le vinciamo qua. Perché se gioca Arnim la vinciamo. Ma devo giocare comunque Shang-Chi. Cioè, è inutile star lì. Devo giocare comunque Shang-Chi, raga. Se già butta un 19, lo pigliamo in culo. E se giocasse Arnim. Ci dobbiamo provare, raga. Ci dobbiamo provare. Ci dobbiamo provare! No! No, Knull! Ha giocato Knull! Porco disse! Ne ha pescato Knull! Che schifo! Che merda, ha giocato Knull! Ha giocato Knull, che sega! Se avessimo giocato Shang-Chi a destra. Glieli avremmo spaccati entrambi. Lui che avrebbe avuto 12. Però noi avremmo dovuto giocare due carte. E non avremmo vinto. Comunque, Hood a 0 più doppio demone. Beh, sì. Se avessi giocato tutto di qui, The Hood e i demoni, sarebbe stato 12 più 17. E qua l'avremmo vinta. Eh sì. Obiettivamente sì. Però, ragazzi, io ho ragionato. Ho fatto il ragionamento inverso. Ho detto, se ha beccato Arnim. Comunque gioca Death e niente. Va bene, ne facciamo ancora una. Ne facciamo ancora una. Poi dobbiamo vincere per forza. Dobbiamo vincerla per forza. Per forza, per forza, per forza, per forza. Ok. Vabbè, stica. Giochiamo Spider-Ham. Porco disse. Minchia move. Oh, Heimdall è giallo, no? Bello Heimdall giallo. Ma potete quittare una volta che vi cecchino la carta forte? No. Heimdall è giallo comunque. The Hood. Kitty che torna in mano. Poi le facciamo tornare in mano tutte, giusto? Ci siamo? Ok. Demon ci sta. Porco disse! Madonna, che potenza è? Le carte costano una in meno, raga. Ma porca vacca, lurida. Ah, noi facciamo così. Kitty.
Demon, Monkey e Beast. Anche molti Pullman. Che cazzo, vedete adesso come... Merda, questa è tosta, perché gioca lui gioca Phoenix Force. Quindi Reborn a Multiple Man è fortissimo. Fa niente, fa niente. Stavolta la vinciamo di Shang-Chi, non me ne frega un cazzo. Me ne frega un cazzo, raga, sto giro la vinciamo di Shang-Chi, eh. Giù su quello che volete. Falcon. Falcon che fa tornare in mano. Lo facciamo. Kitty, Demon, Monkey, Falcon. Perché non possiamo giocarle di qua. Oppure... No, cazzo fai, ritirati, imbecille. Oppure facciamo... Vogliamo farcele balzare in mano loro, di nuovo? Giochiamo Falcon... Aspetta. Ne facciamo. Possiamo farlo, no? Kitty tanto balza in mano comunque. Hitmonkey, Falcon. Loro balzano in mano, balzano in mano. Si può fare, in teoria, no? Si può fare, vero? Sì. Kitty balza in mano, però perde uno. Devo giocare a destra. Kitty, ho sbagliato. È vero. No. Ah, no, balzava subito. Giusto. Ah, va bene, no? Ci può stare. Non ha giocato. Non ha da giocare, adesso gioca Phoenix Force. Va bene. Va bene. Vi giuro che va bene. Hitmonkey comunque è un 10. Forse è stato più forte. The Hood lo vogliamo giocare? In mezzo, ce ne sbattiamo le... Ah, Bishop. The Hood. Qua la perdiamo, ce ne sbattiamo. Spider-M, tanto queste costano 0. Kitty però dobbiamo giocare, ok. Bene. Spider-M che va a beccare, vabbè, sempre Heimdall. Ok, ma niente di più forte. She-Hulk, porco disse. Red Skull, porco disse. Porco disse che schifisse. Ultimo turno, raga, ultimo turno. Siamo in svantaggio come la merda. E fa niente, no? Giochiamo Shang-Chi. Giusto? Qui la vinciamo. Ce la facciamo vincerla qui a destra? Ce la facciamo vincerla, raga? Qua siamo a meno 4. E qua siamo a 3. E abbiamo sempre due carte. Facciamo Demon, Kitty, Demon e vabbè, basta. Forse ce la facciamo. Lui ha la priorità, quindi anche se forse fosse... non ce la fai a spostare Red Skull, giusto? Giusto, ci siamo? Eravamo comunque... No, qua 7 di svantaggio, quindi ci sta a giocare Shang-Chi. Per forza. Io dico per forza. Non so poi se snappare. Se snappiamo... Poi li gioca Heimdall era un... 8. Heimdall è un 8. Va bene lo stesso comunque, no? Se gioca Heimdall. Che è giallo, però. Taskmaster, tanto qua l'avevamo già persa, quindi sti cazzi. Ah, va bene, tanto sono morti in mezzo. Quindi te ne vai a fanculo, giusto? Ci siamo? Oh, che bomba. Va bene, così ha senso, raga. Così ha molto più senso. Meno male, oh, alla fine della giornata ce lo dovevamo beccare Killmonger, eh. Ma meno male che ha fatto schifo, raga. Meno male. Non lo so, ho visto Taskmaster, ho detto adesso ha fatto qualche porcata. Io ho giocato Taskmaster. Vabbè, no, niente, dai. Fondamentalmente non aveva... Che cazzo di mazzo è questo che copia Red Skull? Se è un move... Ma sì, giocava sicuramente anche Phoenix Force, allora, per restare Multiple Man... Così diventa una carta che si sposta ed è fortissima. Sto pass qua è... Sta season qua è sbagliata. Sono delle carte troppo forti. Che non c'è troppo forte. Vabbè, ragazzi, comunque, questo era il mazzo. Spero che sia stato piacevole. Sti cazzi, se ne abbiamo perse due, comunque, fondamentalmente, le giocate, secondo me, ci stavano. Fatemi sapere nei commenti. Ovviamente, il solito discorso, migliorie, consigli, pareri sul mazzo, qualcos'altro da giocare. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Sempre qui con il vostro Shiny Shed!